Uno dei tratti caratteristici del nostro paese di questo tempo è lo scarto crescente che c'è tra la capacità inventiva e la capacità innovativa. L'invenzione è frutto dei cervelli e ne abbiamo in abbondanza, tant'è vero che li esportiamo. Non riusciamo a trasferire quella conoscenza che viene generata a quel livello nei processi produttivi, quella è l'innovazione. E questo evidentemente non è stato così in passato, è tipico di questi ultimi decenni. Dobbiamo recuperare, perché se noi siamo indietro, basta vedere lo scarto che c'è tra quanti brevetti che hanno a che vedere con la innovazione vengono depositate e quante invece scoperte scientifiche e tecnologiche vengono effettuate. L'altro aspetto, in parte collegato a questo, è il recupero del concetto di capabilities. Capabilities è una parola inglese che in italiano spesso vediamo tradotta come capacità, ma questo è un errore molto grave, perché in inglese capacità si dice capacity. Capability vuol dire capacitazione, cioè la capacità di agire. Allora, io ti posso dare a te una capacità, se questa però rimane allo stato potenziale, e cioè tu non riesci a tradurre in azione quello che hai acquisito, ad esempio, da un corso di formazione, da un tirocinio di un tipo o dell'altro, tu rimarrai sempre al punto di partenza. Questo è uno dei punti più difficili da far capire in questo momento storico a noi italiani, che si illudono che basti organizzare dei corsifici di formazione dove vengono iscritti a volte a forza, altre volte per convenienza studenti, i quali al termine del corso restano disoccupati come prima. Ma perché? Perché non si è fatto leva in quei corsi sulle capacitazioni, cioè sulle capabilities.